Albano, pseudonimo di Albano Carrisi, è un cantautore, personaggio televisivo e attore italiano. Nel corso della sua carriera ha venduto oltre 25 milioni di dischi nel mondo. Inoltre ha vinto 26 dischi d'oro e 8 dischi di platino. Settimanale Nuovo TV Il cantante di Cellino, San Marco ha parlato della sua fitta agenda piena di impegni lavorativi. Nemmeno il Natale sarà per lui un vero e proprio giorno di festa, infatti il cantante pugliese sarà tra i giudici del Baby Talent di Canale 5 Io Canto Generation, la cui ultima puntata è prevista il 27 dicembre, ma non solo. Carrisi parteciperà anche al concerto di Natale in Vaticano il 25 dicembre su Canale 5, e al Capodanno in Musica, lo show diretto da Federica Panicucci, il 31 dicembre. Insomma, un lavoro impegnativo per il cantante che si augura per il Natale e per l'anno nuovo che tutti possano trovare la pace. L'artista ha recentemente parlato del suo passato e ha ricordato di aver vissuto tanti bei giorni di Natale quando era piccolo. Non c'era niente, ma avevamo tutto. Bastavano davvero poche cose. Per quanto riguarda la sua famiglia, quest'anno la giovane Jasmine è impegnata come concorrente a Ballando con le Stelle in Georgia e quindi trascorrerà il Natale senza il padre e la mamma. Loredana Lecciso. Su questo punto arrivano le parole spiazzanti di Albano. Il cantante infatti ha detto che probabilmente questa volta sarà lui a farle una sorpresa, visto che a qualche giorno di pausa prima del 27 dicembre salirò su un aereo per raggiungerla e credo che anche Loredana verrà con me. Poi sul rapporto con Jasmine ha ammesso che la figlia è molto testarda e che vuole trovare successo in televisione, ma non gli chiede mai consigli. E sempre parlando di figlie, proprio una delle prime, nata dal matrimonio con Romina Junior, lo renderà presto nonno per la quarta volta. Stiamo parlando chiaramente della bellissima Romina Junior.